Eccoci qua, siamo in Valalba, questo è il Monte Chiavals, siamo a quota 1700 metri e abbiamo fatto una lunga strada ma finalmente siamo riusciti ad arrivare al bivacco Bianchi. Ricordiamo, 1700 è bivacco particolare. Questo è un bivacco di fortuna, vieni vieni, andiamo a dare un'occhiata. Quindi i quattro criteri devono essere un attimino valutati con più attenzione. Allora, ecco, questo è l'interno, ovviamente è piccolino, d'accordo? Niente di particolare, però i quattro criteri vengono in qualche modo rispettati. Per quanto riguarda il fuoco, ovviamente l'interno non può essere fatto, d'accordo, ma può essere fatto là dietro. È stato eretto un piccolo cerchio di pietre e c'era già della legna preparata, senza contare che qua attorno ovviamente si può trovare molto facilmente. Adesso c'è molta nebbia, quindi non si riesce bene a inquadrare magari dintorni, ma qui attorno è una zona montagnosa veramente piena di ogni genere di legna, soprattutto abete e faggio. Mentre per quanto riguarda gli altri, è comunque molto accogliente il pernottamento, non so se Martina riesce a inquadrare, ci sono addirittura 9 letti a castello, entra pure dentro, 9 letti a castello, materassi dappertutto, uno per ogni letto, sicuramente non sono in ottime condizioni i materassi, ma sinceramente arrivare fin quassù e trovare un materasso è già qualcosa di buono. E ci sono coperte a non finire, veramente, qui si riesce tranquillamente a dormire senza difficoltà, senza contare il ristoro. Guarda, lì c'è un badile, ci sono altri strumenti, quindi un'ottima condizione anche questa, bottigliette con dell'acqua, anche perché qui ricordiamo non c'è acqua, almeno questo è quello che pensavamo noi, adesso andremo a vedere anche quello. C'è qualcosina per farsi da mangiare, una pentola, un po' di benzina se le condizioni dovessero essere veramente tragiche o difficili. Ricordiamo che il maltempo ha colpito questa zona negli ultimi 5 giorni in maniera veramente orribile, noi siamo stati anche colti da una tempesta venendo su e c'era anche neve leggermente più in basso, qua siamo abbastanza fortunati. E l'acqua, parlavamo dell'acqua, noi pensavamo non ci fosse nulla, invece abbiamo trovato proprio qui, salendo sul sentiero, il 420, una piccola sorgente, d'accordo, dove potersi approvvigionare senza troppe difficoltà. E che altro dire, quindi un vero peccato per il panorama, che purtroppo, come potete immaginare, anzi come potete vedere, è totalmente immerso nella nebbia, molto suggestivo, ma ovviamente non il massimo per salire e scendere. E l'accessibilità, bisogna farsi una salita di 2 orette, un po' faticosa, ma niente di particolare, con un paio di pezzi difficili. Quindi, morale della favola, il bivacco è un ottimo punto d'appoggio, c'è tutto quello che serve. Quindi il voto che potremmo dare per questo genere di bivacchi è sicuramente un B. E questo è quanto.